Raga, alle mie spalle l'avete già visto in mille video, c'è l'airbag del Monza Pizza Bike Park. Tra l'altro, con il nuovo setup così, è veramente perfetto per imparare nuove combo e trick della morte. Recentemente, tra l'altro, gli abbiamo aggiunto tutta la rincorsa fatta di mattonelle, di cemento, così anche d'inverno qua non si forma più il fanghettino schifoso. Rimane sempre la linea pulita, super scorrevole, in modo tale da non perdere velocità. Non so se avete mai fatto caso al fatto che nei miei video in realtà l'airbag non l'ho mai fatto vedere più di tanto, nel senso non ho mai fatto vedere tanto riding sull'airbag, a differenza per esempio da Ivo, che magari invece fa proprio dei video interi addirittura sull'airbag. Per me, quando chiudi il trick sull'airbag, ok, l'hai quasi imparato, ma da lì a farlo poi sul duro ne passa di acqua sotto i ponti. Oggi però farò una piccola eccezione a tutto questo discorso, perché iniziamo proprio il video facendomi vedere dei banger della Madonna che ho appena imparato sull'airbag, perché tra due giorni devo andare al primo show in Italia di Master of Dirt. È uno show di freestyle per eccellenza, dove fanno saltare freestyle motocross, motoslitta, buggy, mountain bike, BMX, monopattini, e il tutto è condito dal fatto che praticamente tutti gli atleti si spingono al loro limite. Non è il classico show un po' blando dove fai 4 backflip, un po' di trick e via. Qui si spinge. E siccome appunto bisogna spingere a questi show, anch'io da quando mi hanno invitato qualche mese fa ho detto ok, forse bisogna imparare qualche nuovo trick. Col piccolo problema, raga, che in realtà i mesi scorsi sono stato praticamente infortunato tutto il tempo. Periodo in cui tu dovresti in realtà recuperare quello che sapevi già fare, però io c'avevo già in mente che c'era questo show, quindi ero lì che dicevo cazzo, io però voglio performare bene a Master of Dirt. Solo qualche settimana fa ho iniziato a girare veramente bene in bici e quindi ho detto ok, da adesso posso spingere. Infatti settimana scorsa sono andato a casa di Diego e nei miei sogni, nei miei dream trick c'era imparare double backflip 360. Nel mio immaginario, siccome è da anni che lo so fare anche sui trampolini elastici, quindi a corpo libero, ho detto ma sì, qualche tentativo lo imparo. Vi dico, a casa di Diego non è proprio andata così. Dopo averlo provato un paio di volte, ho subito pensato che sarebbe stato impossibile impararlo in una settimana circa prima dello show. Quindi purtroppo, mi duole dirlo, ma devo lasciarlo un po' da parte. Ora però ho un paio di altri banger in mente da fare qua sull'airbag, che già li stavo provando tempo fa, non li ho mai completamente chiusi, però ci sono vicino. Vediamo se in questa session pre-Master of Dirt entrano bene. Magari in questo video, siccome poi vi porto al Master of Dirt, vediamo se avrò le balle e la confidenza di farli. Ok raga, allora caldi siamo caldi adesso. Dobbiamo iniziare a fare i trick a cui appunto vi ho detto che sto lavorando. In realtà ci stavo lavorando prima di farmi male. Poi in questo periodo chiaramente non è che li ho rifatti, però in teoria ce li ho ancora in testa. Primo trick che potrei azzardare nel Master of Dirt è Oppo Twister. Probabilmente non mi avete mai visto fare twister, ragazzi. È un cash roll con un 360 in più, quindi un front flip 720. In realtà cash roll lo giro a destra, questo è Oppo, quindi twister a sinistra. Vale un sacco, perché anzi non credo che l'abbia mai fatto nessuno in giro. Cioè, tu cosa dici? No, nessuno. Molto vicino, eh? In realtà in questo trick appunto la difficoltà è che devi entrare in rampa curvando, cioè allargando prima, facendo questa pre-curva, e in cima chiudere secco la curva e cacciarti un po' avanti per far partire il front flip. Nel frattempo però far partire a cannone la spinnata del 720. Cattiveria e coordinazione, perché devi dar tutto. Questo era lui, zio. Ho snappato benissimo la rotazione in rampa. Lo sto imparando. Voi immaginate, quando arrivate a questo punto dite ok, io potrei provarlo già. Però sti cazzi, quando li sbagli sti trick sono secche della vita. Passiamo all'altro trick, lo provo e poi ve lo spiego.
questo in realtà è backflip tail whip e poi 360. Si può definire un 7 cork whip. Di per sé l'ho capito, è da un bel po' che lo sto provando, cioè penso più di 2 anni. Se per sbaglio manchi i pedali dopo che hai fatto tail whip, io devo riprendere la bici, prendere i pedali e iniziare a dare un'altra rotazione per girare il 360. Ne provo un altro, vediamo se era culo. Va bene raga, direi che il training per Master Rotor l'abbiamo fatto. Ci vediamo a Torino tra qualche giorno e vediamo com'è il salto e se va bene per sendare queste teche. Raga, siamo arrivati a Torino, siamo al Palalpi Tour. Oggi in realtà non c'è niente, però appunto sono curioso di vedere un pochino il setup, soprattutto se c'è già il nostro salto, capire se raga quelli che avete visto sono fottibili o no. Raga, finalmente ci siamo. Tra l'altro, soffitto gigante, cosa non banale per sti show di freestyle, perché immaginatevi che chi salta tipo con le moto va su e spesso arrivano molto vicini ai soffitti dei palazzetti. Qua c'è il nostro roll-in, raga, che è alto 10 metri e rampa super chiccata. Tra l'altro, non so se vedete lì sopra, dove c'è la cerniera, è un pezzettino in più di rampa che serve per fare triplo flip. Non credo di essere io. Qua appunto c'è il nostro bel bag landing, che voi direte sì è l'airbag, però raga è duro. Tenete conto che sullo stesso nostro atterraggio ci atterrano anche le moto, da un salto di dai 20 ai 24 metri sto salto. Poi me lo immagino già con la musica manetta, il fuoco, le fiamme, pieno di persone. Sarà veramente fighissimo. Di cui c'è l'altro rettilineo, che però non riguarderà noi di mountain bike. Queste due sono da freestyle motocross, mentre questa in centro è la rampa dove fa backflip il buggy. Tra cui sorpresina, un po' dell'ultimo momento, mi sa che faranno salire pacchi, raga. Che c'è qua? Buongiorno! Per fare backflip col buggy qua sopra. Tra l'altro, raga, c'è anche il nostro buon Giovannino. Mi chiamo Giovanni Peterle, vengo da Belluno. Si sente. E faccio i salti con i pattini e la cariola. Iniziamo la mattina con delle pratiche, vediamo un po' la rampa, proviamo i nostri trick, chiaramente non è che lanciamo la vita. Alle 2 abbiamo uno show, alle 8 abbiamo un altro show. Uno show, come dice lui. La parte più divertente è sempre l'inizio e la fine. Ci siamo o no? Lui sa un po' quello che c'è dietro uno show del genere. Per l'organizzazione di un evento così, quanto costa fare un evento del genere? Cifre. Lo sai? Cioè sotto il milione o? Sì, sotto il milione. Oh, ok. Sotto il mezzo milione. Ah, sotto, vabbè, sotto il mezzo milione. Sono buone informazioni. Non si può vedere nel dettaglio, ma già. Qui, raga, abbiamo la nostra stanzetta per mettere giù bici e robe del genere. Domani mattina, prime prove e abbiamo solo un'ora di practice prima dei due show. Bisogna dare tutto subito alle 9 di mattina. Raga, sono le 8. Io qui mi sto già protezionando, perché ore 9 dobbiamo essere al palazzetto per fare le prime prove. Tra l'altro ieri sera Luis mi ha comunicato una notizia che non mi aspettavo. Buongiorno. Allora raga, credo che sia giunto il momento di iniziare a provare uno di quei due banger lì. Che sono caldo, sono gasato, intanto che sono tranquillo senza lo show, voglio provare almeno Twister. Voglio dargli un try, raga. Vabbè, ma è safe qua, raga. Comunque si può chiudere. Rick, look, I try Twister. Get it. Good. Yeah, I learned, I did 10 times on the airbag, yeah. And it worked. I never tried Oppo, I tried for like, let's see what happened, and it worked perfectly. Good. La cosa inaspettata che non mi aspettavo da Master of Door, che mi ha appena avvisato Luis, è che durante lo show in realtà non puoi fare i trick che vuoi, cosa che io, cioè, mi immaginavo che ci fossero delle scalette, ma pensavo che comunque, cioè, i rider fossero veramente in modalità sending estrema, invece mi diceva che ci sono tipo un treno che si fa tutti no end, quindi si fanno le combo che si vogliono togliendo le mani, un altro treno di trick di estensione, quindi Superman, Foot Can Can, eccetera, e così via, fino ad arrivare al momento invece che ti lasciano
un salto solo per fare il tuo best trick. E quel momento magari sarà uno di quei trick che ho provato, giusto? Però un tentativo, raga. Praticamente lui ha messo, vedete, delle camere d'aria sui pedali, perché il pattino sotto in realtà ha la plastica. Esatto. E se fosse stato plastica su plastica, quando arrivava nella compressione il rischio era di perdere il pedale. Fare questo. Esatto. Scoglionarsi. Sgruppare con i pattini e poi dovrei riuscire a far andare la bici a destra prima del kicker. E niente, fa qualche trick a uscire e atterrando con i pattini. Sta andando giù con i pattini, è pazzo lui. Madonna. Oh no. Oh no! Il signorino si è brasato il culo. Le palle sono andate dentro. Queste qua sono le palle, sono andate dentro la sella e ha fatto crack. Alzano a 10 metri l'asta del salto in alto e la incendiano e lui è l'unico stronzo che lo prova. Allora, abbiamo fatto adesso una piccola pausa in mezzo allo show e adesso, raga, arriva il momento tanto atteso. Vediamo di portarci a casa sto twister, anzi scusate, sto Oppo Twister. Ho ancora un tentativo nel prossimo show e non si chiude la storia, purtroppo. Che c'è qua? Buongiorno. Sono spawnato qua dentro. Tu mi hai insegnato backflip in bici. Esatto. Lui te lo insegna col parchi. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Bellissimo, l'ultimo pezzo dello show è una roba incredibile, raga. Gabriele Barbero! Come sei? Eccolo qui! Dai cazzo, devo chiudermi presto! Attenzione! Raga, non sapete che nervoso che ho perché non sono riuscito a chiudere il trick. Veramente ci speravo tanto ieri nell'ultimo show di riuscire a portarlo a casa. In realtà l'ultimo tentativo che ho fatto è stato il peggiore che ho provato. L'errore l'ho capito, raga, mi chiudo tardi quando mi devo mettere dentro pallina. Purtroppo quando fai lo show così il problema è che non è che puoi tanto concentrarti sul trick. Tu sei su, hai fatto altri trick prima, devi droppare. Sì, sei gasato perché c'è un botto di gente, però non hai la concentrazione secondo me al massimo per
per imparare i nuovi trick. La battaglia per l'oppo twister continua, però voglio portarlo a casa anche perché non mi sembra così difficile da fare, quindi portarlo in contest sarebbe un plus gigante per le mie run. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto capire quanto è sbatti progredire e quanto è difficile imparare i nuovi trick ad un livello professionale. Spero che il Master of Dwarf vi sia piaciuto e soprattutto chi non è venuto, raga, io spero che l'anno prossimo lo riportino e fate in modo di esserci perché è stata una figata della Madonna. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Bella. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy.